Era il 1968 quando le scolaresche italiane iniziarono a opporsi alle proposte di Sullo, le quali tentavano di regolamentare il diritto all'assemblea conquistato dagli studenti. Anche nella città di Bergamo stavano avvenendo dei cambiamenti e il signor Giorgio Caprioli ce li ha raccontati. Allora, Bergamo in quegli anni era una città molto ordinata, molto ben pensante e fortemente segnata dal suo tradizionale cattolicesimo, insomma, tra i poteri forti, forse il più forte di tutti, c'era appunto la Chiesa che teneva, diciamo, sotto controllo un po' tutti i grandi d'Italia della città. Era una città, diciamo così, ben pensante. Questo si rifletteva anche nell'interno delle scuole. In Lussana, io ricordo che prima della prima occupazione che si è svolta nel febbraio del 69, ci fu un episodio molto significativo. Allora le entrate dall'altra parte e c'erano le entrate separate per i maschi e per le femmine, cioè le femmine entravano da una porticina e facevano un'altra scala e i maschi entravano dalla principale e le femmine avevano l'obbligo di mettere il gradino. A un certo punto le femmine si ribellarono a questa imposizione, un momento di protesta e da allora in poi il grembiule venne abolito e anche le entrate separate furono messe in discussione. L'occupazione avvenne, come spesso accade in questi casi, a causa di un episodio banale, nel senso che un alunno, non ricordo quale classe, fu ripreso dal professore, mette il braccio al banco e il professore lo sospese o prese il provvedimento. E da quell'episodio si ribellarono e organizzarono l'occupazione a cui partecipai anch'io. Ricordo ancora che nella prima occupazione avevamo 5 o 6 punti chiave intorno ai quali organizzavamo nell'occupazione dei gruppi di studio e poi presentavamo una specie di piattaforma alla Presidenza. E ricordo che i 2 punti erano appunto i praticanti, che furono le interrogazioni programmate e la seconda novità fu il voto discusso, cioè l'insegnante proponeva alla classe un voto dopo l'interrogazione, la classe lo discuteva e se la classe accettava la proposta dell'insegnante dentro, altrimenti si svolgeva una piccola discussione e spesso l'insegnante anche cambiava il voto. La prima occupazione, quella che io ho fatto nella terza liceo, aveva quasi un'avvertenza sindacale, cioè aveva degli obiettivi da raggiungere, in parte questi obiettivi vennero raggiunti, durò una settimana, poi riprendemmo scuola, appunto inserendo queste novità che erano derivate dall'occupazione. La prima occupazione dette a Lucerne una bella impronta, diciamo che dopo l'occupazione, anche grazie al fatto che non tutti, ma una parte dei professori erano sensibili, diciamo, alle richieste degli studenti, almeno io fiutavo nella scuola un clima più sereno, più di dialogo tra i docenti e gli alunni, sempre con una base di rispetto degli alunni verso i professori. Però sicuramente, almeno le classi per cui anche la mia, il dialogo più libero, più sciolto e alcuni professori misero loro in discussione e
e quindi l'occupazione la prima superseria appunto a sbloccare questo primo opprimente che c'era prima.